Ok, allora vediamo di fare un passo avanti stamattina per quello che riguarda il funzionamento dei compressori centrifughi che ieri abbiamo introdotto. Ieri pomeriggio siamo fermati un po' per arrivare a un concetto che chiaramente andremo a riprendere e ad approfondire. Prima abbiamo visto come sono fatti, no? Questi compressori centrifughi, il loro principio di funzionamento. Abbiamo visto i parametri che li caratterizzano, cioè quando uno vuol capire diciamo, che tipo di compressore deve essere impiegato per una certa applicazione, quali parametri deve tenere sotto controllo. E li abbiamo visti. La conclusione a cui eravamo giunti è appunto questo, che sostanzialmente il modo di ragionare quando si deve scegliere una macchina del genere, e come vi dicevo ieri, lo ripeto, adesso parliamo del compressore, però appunto questo discorso ci tornerà utile perché diciamo, la logica è esattamente la stessa quando parleremo delle pompe, cioè di macchine operatrici che a differenza del compressore semplicemente elaborano fluidi incomprimibili. Quindi la logica, vi ripeto, è esattamente la stessa, quindi tutte le considerazioni che adesso stiamo facendo poi non le ripeteremo o le diremo rapidamente quando parleremo delle pompe, quindi è importante intenderci ora su questi punti di partenza. E quindi volevo ripetere un attimo quello che abbiamo detto rapidamente ieri sera, mancavano pochi minuti alle 5, e quindi ripetiamo un attimo. Il modo di ragionare, ripeto, quando si deve individuare un compressore che debba fare un certo tipo di servizio inserito in un circuito, in un impianto dove c'è bisogno appunto dell'energia di pressione del gas che dobbiamo trattare, cioè il modo di ragionare è sempre questo, cioè prima di tutto stabilire quali sono le esigenze dell'utente, questo è per utente intendo dire l'impianto, il circuito nel quale la macchina deve essere inserita. Appunto, ci appoggiamo sempre, pertanto per coerenza, ai soliti esempi che abbiamo fatto ieri e continuiamo con quelli. Cioè, per esempio, parlando del compressore, immaginate un compressore il cui effetto utile sia far circolare l'aria nei canali di un impianto di climatizzazione. E quindi questo è l'effetto utile, è il punto di partenza nel ragionamento che ci porterà alla scelta del compressore, nel senso che cosa intendiamo con effetto utile? Effetto utile si intende che occorre che una portata ritenuta utile per quel tipo di esercizio sia erogata con le dovute caratteristiche. Quindi, tornando al nostro esempio, quello che dicevamo, che cosa significa? Che questa portata o qualcuno ce l'ha assegnata o
come più spesso accade, ce la dobbiamo calcolare in funzione di quelle che sono le esigenze appunto del servizio. Quindi, tornando all'esempio, dicevo, la portata necessaria per esempio raffrescare questa stanza nella stagione estiva chiaramente è calcolabile più o meno facilmente, ma insomma facendo i classici calcoli termici che si fanno per il condizionamento ambientale. Quindi questo è solo giusto un esempio per dire che alla fine noi avremo un numero, cioè qual è la portata d'aria che la nostra macchina deve inviare in questa stanza, in questa come quella a fianco, quella a fianco di sopra, di sotto e via discorrendo. E quindi questa portata rappresenta sicuramente uno dei due parametri di input del nostro, facciamo finta che l'abbiamo calcolata e viene questa Q segnata. E quindi questa portata, l'altra caratteristica appunto che dobbiamo chiedere al nostro compressore è che questo valore di portata sia arrivi anche, dicevamo, facendo riferimento all'esempio, all'ambiente più lontano rispetto alla centrale termica o frigorifera dove viene appunto prodotta l'aria nelle condizioni di temperatura ritenute idonee per il tipo di climatizzazione richiesta in questo ambiente. Ok? E quindi questo significa che ancora una volta dovremo fare un conto per calcolare l'energia necessaria affinché appunto l'aria nelle condizioni rilasciate dalla macchina frigorifera possa viaggiare all'interno dei canali, fare tutti i percorsi possibili e immaginabili e riuscire ad arrivare nella quantità giusta, quindi rispettando il valore di portata, in tutti gli ambienti. Quindi facendo un calcolo a ritroso si può risalire, quindi l'altro dato di input sicuramente è la pressione dimandata del nostro compressore. Poi vedremo magari anche numericamente, andremo a vedere un esempio del genere. Quindi sicuramente i due parametri fondamentali sono appunto la pressione dimandata, che ovviamente indichiamo con P2, e la portata desiderata. Questo è quello che intendiamo per effetto utile, cioè la macchina deve essere in grado di fornirci la portata che noi desideriamo, non è che ne deve arrivare di meno o di più, deve arrivare questa che noi sappiamo essere quella giusta, e chiaramente deve avere quel valore di pressione alla mandata affinché appunto questa portata possa essere distribuita negli ambienti come abbiamo detto prima. Quindi questo è quello che intendiamo per effetto utile. Quindi diciamo questi valori P2 segnato e Q segnato rappresentano l'effetto utile o richiesta dell'impianto, dell'utenza, quello che preferite. E quindi, come vedete, finora noi non abbiamo detto nulla relativamente al compressore, nel senso che noi lo dobbiamo ancora individuare, dobbiamo ancora scegliere, e chiaramente facciamo prima questo lavoro preventivo di stabilire quali sono le nostre esigenze, evidentemente, poi solo dopo andremo a vedere qual è il compressore in grado di soddisfare queste esigenze. Quindi c'è questo lavoro di intersezione di queste caratteristiche, cioè da una parte quella che è l'esigenza dell'impianto,
e dall'altro è quello che è il modo di funzionare del compressore. Appunto, ieri ci siamo salutati dicendo che se andiamo a vedere appunto quelle che impareremo a chiamare curve caratteristiche dei compressori, andremo a vedere che ogni compressore è in grado di fornire una certa portata con un certo valore di pressione, ok? E secondo delle leggi che adesso andremo un attimo a guardare. Allora, ieri dicevamo appunto in maniera del tutto generica, perché ancora non sappiamo come varia questa, questa legge P con 2 in funzione di Q, quindi per il momento impostiamo soltanto il problema, e quindi dicevamo, volutamente facciamo uno scarabocchio, facciamo finta che questa sia la curva che caratterizza il funzionamento del compressore A, ok? Ci sarà un compressore B, la cui curva caratteristica sarà questa, ce ne sarà un altro in cui la curva caratteristica sarà quest'altra, oppure quest'altra, e via discorrendo. La logica alla quale volevo fare riferimento è questa, che noi teoricamente fra un milione, chiaramente se voi andate a vedere la produzione mondiale di compressori centrifughi, troverete una quantità tale che, di curve, insomma, tipo queste, insomma, se non a milioni ma a migliaia sicuramente. E quindi diciamo la logica che vi volevo sottolineare per assolvere a questa esigenza è quella di andare a individuare la macchina che in base a queste sue caratteristiche possa soddisfare questo che è il nostro punto di partenza, cioè fra le migliaia di macchine possibili dovremmo andare a scegliere quella che ci assicura il nostro fabbisogno, il nostro effetto utile. E quindi sostanzialmente questo significherebbe appunto fra le migliaia di curve che caratterizzano i diversi tipi di compressori, alla fine potremmo dirci soddisfatti, poi con tante cose che andremo a precisare tra un po', potremmo dirci soddisfatti nel momento in cui appunto troveremo una curva che per esempio passi per questo punto, in modo tale che se noi scegliamo questo compressore a cui corrisponderanno certe caratteristiche costruttive, sappiamo che nel momento in cui appunto il compressore può funzionare in diverse modalità, cioè può darci questa portata e questa pressione, oppure questa pressione e quest'altra portata, però sappiamo che questo modello di compressore nel suo modo di funzionare è in grado di erogare esattamente questa portata ed esattamente questa pressione di mandata, e quindi diciamo coincide con quelle che erano le esigenze del nostro circuito, del nostro impianto all'interno del quale vogliamo andare a inserire questa macchina. Ok? Chiara come logica, come modo di ragionare? Ok. Quindi, ciò detto, adesso si tratta di andare a vedere un po' meglio, insomma, che cosa sono questi scarabocchi che io volutamente ho fatto in maniera del tutto casuale. Dopodiché, appunto, si tratta di andare a sistemare, ad applicare la logica che abbiamo appena detto a delle curve un po' più realistiche. Vediamo. Allora, come abbiamo detto, possiamo partire diciamo, per capire la quantità
di energia trasferita dalla macchina al fluido, diciamo, ci viene incontro la relazione Jourdain, che ormai ci è familiare. Ok, la quale appunto ci indica, diciamo, la modalità con la quale una certa quantità di energia può essere trasferita, già meccanica, può essere trasferita dalla girante del compressore all'unità di massa di fluido che stiamo elaborando. Ok, questa, diciamo, molto spesso, lo vedevamo ieri, l'ingresso alla girante è fatto in, oggi non l'ho portata la girante, insomma l'abbiamo vista ieri, è fatto in maniera puramente assiale, cioè viene convogliato il fluido quella girante centrifuga che ho fatto, l'abbiamo sovrapposta a questa e che cosa abbiamo detto? Che appunto è una macchina a flusso radiale, si chiamano appunto i compressori centrifughi perché appunto l'ingresso è dalla sezione in prossimità dell'albero del rotore e poi il flusso si muove in direzione radiale dal centro verso la periferia e quindi ecco perché i compressori centrifughi, e su questo ci siamo trattenuti ieri abbastanza. E, come vi dicevo, qui c'è la cosiddetta bocca di aspirazione che porta il fluido a entrare in questa sezione. Normalmente appunto il bordo di attacco di queste pale in prossimità dell'albero è fatto in maniera tale da consentire un ingresso praticamente in direzione parallela a quella dell'albero, del rotore, e quindi parallela all'asse, quindi ortogonale alla tangente alla girante, e quindi alfa con 1 un angolo di 90 gradi, e quindi la nostra relazione di Eulero si riduce a U con 2 C con 2 U con 2 C con 2 coseno di alfa. Ok? Molto semplice. Questa relazione appunto c'è abbastanza familiare e diciamo, quindi noti questi parametri che appunto, come abbiamo detto anche in passato, sono parametri che sono indipendenti dal tipo di fluido, come possiamo vedere, dipendono dalle condizioni geometriche della macchina, quindi dal valore di R con 2, dell'angolo alfa con 2, dalla velocità di rotazione, quindi fissata omega, fissata una velocità di rotazione della macchina, dipendono soltanto, il lavoro trasferito dipende soltanto dalle condizioni geometriche della macchina. Quindi questo vuol dire che per ogni omega noi potremmo trovare un valore del lavoro trasferito, del lavoro scambiato. Questo però, scritto in questi termini, non ci aiuta a risolvere
quel problema, insomma, noi alla fine quello di cui stiamo andando alla ricerca è una legge L in funzione della portata Q. Prima abbiamo scritto P con 2, ma l'abbiamo detto ieri, è abbastanza evidente, ve lo ricordo, che L chiaramente dipende da P con 2, perché dipende da beta. L'espressione di L l'abbiamo scritta ieri, K su K meno 1, R T con 1 per beta elevato a M meno 1 su M meno 1. Ok, quindi diciamo una volta noto questo possiamo tranquillamente esprimere la nostra legge di variazione in funzione della portata, possiamo ricavarci, se conosciamo il lavoro scambiato, evidentemente note le condizioni iniziali, le condizioni di ingresso del fluido, potremmo passare a diagrammi beta su Q oppure P con 2 su Q, a patto di conoscere le condizioni iniziali del fluido, e questo lo vedremo con calma tra diciamo quindi che per il momento siamo alla ricerca di questa legge L in funzione di Q della portata. Allora, possiamo osservare che quindi per una macchina realizzata, evidentemente quella portata da che dipende? Dipende da quanto velocemente gira questa girante, e dipende dai parametri costruttivi tipo le sezioni di attraversamento. Okay? Quindi una volta che la macchina è realizzata, quindi le sezioni non sono più un parametro libero, è fissata la velocità omega, evidentemente la portata di fluido cambia soltanto se cambiano le velocità con le quali il fluido si muove relativamente alla girante. Okay? Diciamo, la portata sarà appunto il prodotto della componente assiale della velocità relativa per la sezione di attraversamento. Quindi fissata questa sezione, diciamo, l'unico modo è far variare la velocità relativa. Se facciamo un esempio, queste l'abbiamo viste ieri sulle particolarità costruttive di cui abbiamo parlato, anche di questo abbiamo parlato, ecco, questo è l'esempio a cui mi riferisco. Quindi andiamo a vedere, questo è uno spaccato di una girante di compressore centrifugo, queste sono le tracce delle pale che abbiamo visto ieri. E quindi qui ci sarebbe da costruire il triangolo delle velocità in ingresso, e qui tipicamente in mezzeria sull'asse di questo condotto andiamo a costruire il triangolo delle velocità in uscita. Q con 2 sarà tipicamente fissata omega, fissata la geometria, quindi noto il raggio R con 2, sarà R con 2 per omega. La velocità relativa è stata calcolata precedentemente, e come sappiamo è tangente al bordo della pala, e quindi sarà tangente a quest'asse che abbiamo disegnato, e immaginiamo sia questa, okay, d'accordo? Con 2, e quindi la C con 2 risultante immaginiamo sia la risultante, la somma vettoriale della velocità relativa e della velocità di trascinamento, la velocità periferica, e sia ad esempio questa. Quando appunto la geometria delle pale è questa, che vediamo qui, se vogliamo aumentare la portata, abbiamo detto un attimo fa, aumentare la portata significa aumentare
modulo del vettore velocità relativa. Quindi immaginiamo un esempio, diciamo, di se riusciamo a forzare ad attraversare questo condotto da parte di una portata più elevata, questo significa dire che quella massa di fluido dovrà correre di più relativamente alle pale, la sua velocità relativa non sarà più W con 2, sarà per esempio W2 primo. Okay? U con 2 in questo secondo caso chiaramente è rimasta inalterata perché omega è sempre la stessa e quello che dicevo prima, noi non è che cambiamo la geometria della maglia. R con 2 è chiaramente sempre lo stesso e quindi U con 2 è la stessa. Se ci andiamo a calcolare la nuova velocità assoluta facendo sempre la somma vettoriale di V2' e U con 2, avremo questa C2'. Okay? Avremo quest'altro valore per la C con 2, che in questo caso, con questa geometria delle pale, con questa forma, con questa curvatura, vedete, significa di aumentare la velocità relativa a parità di velocità periferica, mi riduce la componente tangenziale della velocità assoluta, che prima era questa e poi diventa quest'altra. Okay, la nostra C con 2 U che ci interessa, okay, va riducendosi all'aumentare della W con 2, ovvero con questa geometria possiamo dedurre che la componente tangenziale periferica della C con 2 si riduce al ridursi della velocità all'aumentare, cioè all'aumentare della velocità relativa, e quindi possiamo concludere che il lavoro scambiato diminuisca all'aumentare della portata. Ok? D'accordo? E quindi per esempio avere un andamento di questo genere. Chiaramente avremo una curva di questo tipo per ogni valore della velocità di rotazione. Per valori più alti avremo una curva di questo tipo, per valori più bassi avremo una curva di questo tipo. Quindi fissato n, per ogni velocità di rotazione avremo una curva, una semiretta di questo tipo decrescente, dove appunto il lavoro scambiato diminuisce all'aumentare della portata. E questo qui sarebbe appunto il lavoro che la girante trasferisce a al fluido, tutto il lavoro trasferito. Qui appunto non sappiamo ancora in che forma viene assorbito, viene trasferito al gas che sta attraversando la girante, sappiamo soltanto che in funzione della portata noi stiamo trasferendo al fluido questi kilojoule che leggiamo sulle ordinate. Questo era quello appunto il caso che abbiamo visto un attimo fa, un po' più in piccolo, abbiamo riportato questo risultato a cui siamo arrivati con questa configurazione della pala. Se ci spostiamo di qua, se per esempio le pale invece così fossero disegnate in quest'altro modo, allora vedete che se ripetiamo lo stesso ragionamento, una certa velocità relativa, quindi un certo triangolo in uscita,
avremmo questa componente C2U, all'aumentare della velocità relativa la C2U, la componente periferica della velocità assoluta, in questo caso va ad aumentare, ok? E quindi ci troveremmo, diciamo, una situazione di questo genere. Al centro troviamo quest'altra configurazione con il bordo praticamente proprio nella direzione del raggio della girante, ok? E quindi, diciamo, con una V2 perfettamente ortogonale a V2, da cui discende che qualunque sia il valore di questa V2, la componente tangenziale della C2 si vede dalla figura, anche se esageriamo con la velocità, qualunque sia il valore, la componente tangenziale, la C2U, rimane sempre la stessa, rimane inalterata. E quindi praticamente il risultato sarebbe che il lavoro trasferito sarebbe sempre lo stesso in funzione della portata. Okay? Quindi, come vediamo, la geometria della pala riveste un ruolo importante in questo discorso e a livello di terminologia diciamo che questa tipologia si dice appunto con pale rivolte all'indietro, dove per indietro chiaramente abbiamo bisogno di un riferimento. Che significa indietro? Indietro rispetto a che cosa? Indietro rispetto al verso di rotazione del girante, che appunto non a caso nei disegnini abbiamo dovuto riportare, che altrimenti non avrebbe senso. Tanto credo di avere anche un'immagine in cui le cose sono, la girante gira in senso antiorario e chiaramente il discorso andrebbe ribaltato. Quindi, a livello di terminologia, questa si chiama, è una girante con pale cosiddette rivolte all'indietro. Quest'altra, per fare il paio, diciamo, quest'altra è evidentemente una girante con pale rivolte in avanti, okay? E queste si chiamano pale dritte o radiali, esattamente radiali. Poi faremo qualche commento su quali sono più utilizzate e per quale motivo. Ecco qua, questo è quello che mi ha anticipato prima, cioè se la girante ruota in senso antiorario, appunto qui troveremo, questa la diremo con le pale in avanti, forward, e queste sono dritte, straight, e queste sono all'indietro rispetto al senso di rotazione, backward, ok? E quindi per queste avremo un lavoro scambiato crescente al crescere della portata costante e diciamo che si riduce al crescere decrescente al crescere della portata. Ognuna di queste chiaramente è ottenuta, torno a precisare, per un preciso valore della velocità di rotazione. Okay. D'accordo? Allora, ci ho detto quindi che adesso ci stiamo avvicinando alla soluzione di quel problema, cioè andare a capire il compressore
calda e tali, quando gira ad una certa velocità di rotazione, appunto, quali caratteristiche ha, cioè quanto lavoro riesce a trasferire al fluido. Abbiamo detto e lo ripetiamo, a noi tutto sommato dei kilojoule trasferiti al fluido ci interessa poco dal punto di vista pratico, poi dovremo trasformare questa quantità in note, appunto, le condizioni iniziali con le quali il fluido entra. A noi dal punto di vista pratico ci interessa di più sapere qual è la pressione di mandata dal fluido, del fluido in uscita dal compressore, e quindi, diciamo, trasformiamo questa informazione in quest'altra. L'andamento chiaramente ci aspettiamo che resti lo stesso, e quindi, diciamo, ci stiamo avvicinando alla soluzione del problema, perché appunto significa dire che il compressore tal dei tali, una volta fissata una certa velocità di rotazione, quel compressore è in grado di darci questa portata con questa lavoro o pressione, con questa pressione, oppure questa portata è con quest'altro. A noi ci interessa, ci va bene questa caratteristica, perché noi sappiamo qual è l'esigenza del nostro impianto. Se ci va bene, ok, scegliamo questo compressore tal dei tali, altrimenti sfogliamo appunto le pagine del catalogo dei vari costruttori finché non troveremo appunto una coppia di valori di questi parametri caratterizzanti che coincida con le nostre esigenze. Dicevo, ci stiamo avvicinando alla soluzione del problema, ma non è ancora questa, perché appunto dobbiamo considerare che questo è il lavoro complessivamente trasferito dalla girante al fluido. Però dicevamo ieri, ed è arrivato il momento di precisare questa cosa che dicevamo ieri, se io trasferisco L kilojoule a ogni chilogrammo di fluido, grazie a quella girante, e trasferisco quei kilojoule a ogni chilogrammo. Abbiamo detto ogni chilogrammo di fluido, però incamera quell'energia, sempre quegli stessi kilojoule chiaramente, però l'incamera con due qualità diverse. Ci siamo trattenuti ieri su questo punto, nel senso che sappiamo che nel funzionamento reale di queste macchine attraversate da fluidi viscosi, quindi fluido reale come si suol dire, evidentemente si va incontro a delle resistenze al moto, che è resistenze al moto, ma non solo, anche spese, chiamiamole così, nel senso di dissipazione di energia, inevitabili appunto nel funzionamento reale di una macchina, qualunque macchina, ma insomma anche una macchina relativamente complessa quale può essere un compressore centrifugo. E queste dissipazioni che cosa si traducono? Si traducono nel fatto che degli L kilojoule che il chilogrammo di fluido riceve, ne incamera una aliquota come energia meccanica, energia di prima specie, che potrà utilizzare, potrà poi spendere per quelle che sarà l'applicazione di questa macchina, e un'altra aliquota degradata in energia termica, energia di seconda specie, come avevamo detto ieri. Quindi, diciamo, in camera queste di L, diciamo, sotto forma di energia di prima specie, che avevamo chiamato H politropico, carico politropico o prevalenza. Prevalenza è un termine
storicamente più usato per le pompe, per le macchine operatrici, però oggi, insomma, siccome parliamo di macchine operatrici, viene tranquillamente usato anche per i compressori, quindi carico politropico o prevalenza, come preferite, come termine. L'importante è il concetto, cioè quell'aliquota del lavoro trasferito che è il fluido in camera sotto forma di energia di prima specie, più, diciamo, quello che va a dissipare per effetto di queste perdite, di questi effetti dissipativi di cui stavamo parlando e che adesso andiamo a vedere un po' meglio. Questa distinzione, ripeto, è importante perché chiaramente per l'effetto utile, cioè per poter fornire una certa portata con una certa pressione, il fluido potrà andare ad attingere solo da questa aliquota e non da questa, e quindi è assolutamente importante per noi conoscere questo valore piuttosto che il complessivo, perché appunto è da questa dal carico, dall'energia di prima specie che il fluido può attingere, può andare a spendere per poter fare quello che deve fare, insomma, cioè nell'esempio solito che stiamo facendo da un paio di giorni, se deve muoversi, camminare all'interno di questi canali e quindi deve avere quell'energia che gli serve, che gli serve sostanzialmente a vincere le perdite di carico che si trovano all'interno di questi canali, che non sono da trascurare, sono importanti, e quindi l'energia che deve spendere deve essere deve valerne a sufficienza per poter superare queste perdite, avere un minimo di velocità, quindi di energia cinetica, per poter garantire la diffusione attraverso le bocchette, la diffusione negli ambienti. Quindi energia cinetica, energia di pressione per vincere le perdite di carico, che andranno prelevate da questo patrimonio energetico che ha acquisito il fluido all'interno della nostra macchina, all'interno del nostro compressore. Okay? Molto bene. Allora, quindi, diciamo, questa è appunto l'energia complessivamente trasferita, e l'energia meccanica è quella che è la macchina motrice, il motore che aziona il nostro compressore, effettivamente sta fornendo, sta consumando. Vi ricordate l'esempio di ieri? Se questo compressore, come molto spesso accade per macchine di taglia medio-piccola, è azionato da un motore elettrico, ok? Questo è proprio quello, vi ricordate ieri abbiamo fatto questo esempio, se questo motore elettrico appunto prende l'energia dalla rete, noi mettiamo un bel contatore, teniamo accesa per, diciamo, per un'ora questo compressore, diciamo, il valore che andiamo a leggere sul contatore è proprio pari a questa ordinata moltiplicata chiaramente la portata di fluido che è passata in un'ora di funzionamento. Ok? Questo è il significato di questa semiretta. Qui chiaramente queste figure, stavo trascurando il video, abbiamo scelto come esempio questo, cioè quello di un compressore con pale rivolte all'indietro. È giusto un esempio, però voglio precisare che le cose andrebbero esattamente allo stesso modo, chiaramente, qualunque sia la forma della palettatura, e quindi il discorso che adesso andiamo a fare rimane esattamente lo stesso anche qualora avessimo scelto un compressore con pale dritte, e quindi dove questa curva rimane parallela all'asse delle ascisse, oppure con pale rivolte in avanti, e quindi dove questa semiretta è crescente in funzione della portata.
il ragionamento rimane e la discussione rimane esattamente la stessa. Ne approfitto anche per dire che non è proprio un caso che abbiamo scelto per il nostro esempio il risultato che deriva dalla geometria con pale rivolte all'indietro, perché è la più usata normalmente per i compressori di uso più comune, poi vedremo perché, ma c'è un motivo per il quale, diciamo, fra quelle tre configurazioni questa è la più usata. Le altre due vengono usate solo in alcuni casi particolari, ne parleremo alla fine di questa discussione. Adesso il concetto importante è questo, appunto: come faccio a distinguere quello che stavamo dicendo, come faccio a passare, a capire di questa aliquota di lavoro quanta il fluido ne incamera come energia di prima specie. Quello che possiamo fare, insomma, che cerchiamo di fare adesso graficamente, è concettualmente, poi quando, se si dovessero mettere dei numeri, è chiaro che ci sarà bisogno di un lavoro molto attento o di calcolo o soprattutto di sperimentazione. Solo il costruttore della macchina che ce l'ha là davanti può fare in un laboratorio attrezzato, ma l'idea è quella, appunto, di stimare le dissipazioni e ottenere il carico politropico prevalenza per differenza. Ok? E qui graficamente facciamo questo esempio. Chiaramente le perdite, le dissipazioni sono molteplici, di natura diversa, se vogliamo essere pignoli. Vi ricordate, già ieri avevamo introdotto il discorso di quella quantità di portata che risale all'indietro rispetto alla girante. Ricordate, giusto per essere un attimo coerenti, anche se perdiamo un minuto, non niente. Questo discorso qui, per il fatto che il fluido, abbiamo detto, il problema è che si muove contro il gradiente di pressione, quindi ci sarebbe questo problema. In alcuni casi, quelli dove il rapporto di compressione per stadio è elevato, abbiamo visto il costruttore, per arginare questo tipo di problema, va a coprire la girante anziché lasciarla libera come questa, la va a coprire con un controdisco, una specie di coperchio, che è questo che abbiamo visto ieri. Ok, questo è solo un dettaglio, perché ve lo sto richiamando. Potevamo anche, abbiamo parecchie cose da dire, potevamo anche evitare questa piccola perdita di tempo. È solo un dettaglio per ricordare che, appunto, per darvi un esempio di come la valutazione di tutte queste dissipazioni sia faccenda lunga e complessa, e che però, diciamo, altera chiaramente il valore numerico, nel senso che se dovessimo effettivamente andare a stimare quei valori, insomma, dovremmo tenerne conto. Come vi dicevo, questa cosa tipicamente la fa il costruttore in sede di realizzazione della macchina. Quello che interessa a noi è capire, diciamo, il concetto, appunto, la differenza tra il lavoro complessivamente trasferito dalla girante al fluido e la prevalenza che se ne ricava. E allora, per fare questo, appunto, che cosa vediamo qui, che cosa stiamo riportando? Stiamo riportando le due principali, quindi volevo sottolineare che le perdite non è che sono soltanto di due tipi, ma sono di parecchi tipi, però chiaramente ci sono quelle che pesano di più e quelle che pesano di meno. Per avere una subito immediata
un immediato riscontro dal punto di vista concettuale e poter arrivare alla definizione di questo problema dal quale siamo partiti, prendiamo quindi in considerazione, come dicevo, le due perdite principali. Quali saranno? Sicuramente possiamo cominciare dalle perdite di carico di cui abbiamo parlato più volte, quelle che derivano, si chiamano anche perdite di natura fluidodinamica, quelle che tante volte abbiamo detto derivano dal fatto che un fluido reale, quindi dotato di una certa viscosità, la resistenza che un fluido reale incontra al moto muovendosi, appunto un fluido viscoso muovendosi su un condotto all'interno di un condotto reale quindi caratterizzato da una certa rugosità superficiale interna al condotto di un certo tipo. Quindi questo che cosa significa? Che realizzato il condotto in un certo materiale con un certo grado di lavorazione, il coefficiente di attrito è quello che è. Stabilito il fluido, qual è? È un gas sicuramente, quindi quale gas andremo a stabilire di volta in volta, anche quello è, diciamo, una costante. Dopodiché queste perdite di carico dipendono dalla condizioni geometriche. Come sapete avremo due tipi, le perdite di carico distribuite che dipendono sostanzialmente quindi dalla lunghezza dei condotti a parità di materiale, quindi fissato il materiale, fissato il tipo di gas, la perdita di carico distribuita dipenderà dalla lunghezza del condotto, aumenta mano a mano che cresce la lunghezza del condotto. A queste si andranno a sommare le perdite di carico concentrate, di cui abbiamo già parlato, che cosa si intende con questa parola concentrate, no? Abbiamo sommato. Ragazzi, se mi dite che, che c'è qualche dubbio, le ripetiamo, se ve lo ricordate, insomma, se non mi fate capire che è necessario una cosa, io andrei avanti. Quindi perdite di carico distribuite e concentrate, quindi abbiamo detto fissata la geometria, cioè la nostra macchina, il nostro compressore è quello, fatto con certi materiali, il coefficiente di attrito è quello, la viscosità del gas che sta attraversando la macchina è quella, le lunghezze sono dei condotti che deve attraversare sono quelle, le variazioni, le deviazioni, quindi tutte le perdite concentrate dipenderanno da quelle condizioni geometriche. Queste perdite, una volta che abbiamo fissato tutto questo, chiaramente crescono con la velocità con la quale il fluido passa all'interno di questi condotti. In particolare crescono con il quadrato della velocità, hanno quindi un andamento parabolico che è del tipo riportato in questa curva A che abbiamo portato su questo diagramma. Ok? Ci siamo? Molto. E queste chiaramente sono fra le perdite più importanti. Un'altra perdita importante sono le cosiddette perdite per incidenza. Che cosa significa questo? Significa, abbiamo detto più volte, che normalmente queste macchine, tutte le macchine dinamiche, i compressori ma anche le turbine, quindi operatrici o anche motrici, se il fluido è un gas o un liquido, quindi anche nel caso delle pompe e delle turbine idrauliche vale lo stesso discorso, abbiamo detto una caratteristica importante è che diciamo, queste perdite per incidenza dove si localizzano principalmente? Diciamo all'ingresso e all'uscita dalla girante, all'ingresso
la possiamo includere, diciamo quella su cui possiamo ragionare un po' di più è all'uscita dalla girante. Noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare in modo, e quei triangoli di velocità ci insegnano questo, che chiaramente vengono calcolati quei triangoli affinché, come abbiamo detto, il fluido quando lascia la girante e quindi lo lascia guidato dalle pale, quindi in direzione tangente alla pala rotorica, possa però essere guidato ad entrare in maniera tangenziale anche rispetto alle pale statoriche, d'accordo? E questa cosa succede, io mi faccio dei calcoli e appunto vado a studiare la situazione in funzione di tutti i parametri operativi della macchina e scopro che quando la velocità di rotazione della macchina ha un certo valore, le velocità del fluido relative assolute hanno certi valori, effettivamente riesco a guidare il flusso in uscita dalla girante e ad incanalarsi, diciamo, in maniera il più possibile guidata all'interno dei condotti dello statore. È chiaro che se io poco poco altero questo equilibrio, per esempio se rallento o accelero la velocità di rotazione della girante, oppure come dicevamo prima, fissata n, fissata la velocità di rotazione, io cambio le velocità di efflusso del fluido, quelle relative e anche quelle assolute, io vado ad alterare questo equilibrio e praticamente non mi trovo più questa sincronia. Insomma, tutto deve essere sincronizzato affinché il fluido possa, uscendo da questa girante, e trovarsi incanalato esattamente in questo canale. Immaginate, appunto, è un duro lavoro di ottimizzazione, insomma, per mettere appunto in sincronia, cioè che il fluido esce quando esattamente la girante si trova in una posizione tale da farlo incanalare in maniera tangenziale alle pale dello statore esattamente nell'istante in cui ci passa davanti. Questo lo posso calcolare, però succede solo se tutti i parametri sono quelli in base al quale io ho fatto i calcoli. Se ne cambio uno, quello che succede è che, appunto, vedete, il fluido può andare tranquillamente a sbattere, ad urtare, ad incidere contro queste pale piuttosto che lambirle tangenzialmente. Non so se rendo l'idea. È un po', diciamo, il caso, avete presente quelle, se ne vedono poche ultimamente, insomma, quelle porte girevoli che si trovano all'ingresso di qualche banca o di anche quelle grandi, a volte qualche albergo, insomma, fanno queste cose così. E quella ruota ad una certa velocità e chiaramente se voi volete appunto attraversare quella ruota dovete regolare la velocità del vostro passo, la dovete sincronizzare con questa velocità. Se andate più lenti o più in fretta ci sbattete, insomma, non so, questo è un po' il discorso, andate a incidere, quindi ci sbattete, lo diciamo così, insomma, andate ad incidere su quella, e diciamo in maniera un poco più complessa, però è qualcosa del genere che appunto interviene in questo caso, tanto all'uscita quanto chiaramente all'ingresso della girante. E quindi questo è il significato di questa curva indicata con la lettera B, mi sembra, eccola qua. Le cosiddette perdite è rappresentativa di queste che chiameremo perdite per incidenza, che come potete vedere sono nulle, titolo di esempio, in questo punto, solo a titolo di esempio, dove che cosa rappresenta questo punto? Rappresenta il funzionamento alla portata nominale, la portata di progetto, quella per la quale appunto il progettista si è fatto quei calcoli e ha fatto in modo tale appunto da sincronizzare all'ingresso, all'uscita
e così via. Chiaramente invece quello che vi dicevo, se il compressore, come tutte le macchine, possono lavorare con portate variabili entro un certo intervallo, è chiaro che quando questa portata varia dovrà sopportare, diciamo, si allontana da queste condizioni ottimali, e quindi sia che varia la portata, quindi sia in diminuzione sia in aumento, non c'è più quel sincronismo, e quindi queste perdite incominciano a farsi sentire. Se punto per punto, cioè fissata una portata, facciamo la somma delle perdite di carico e delle perdite per incidenza, otteniamo la curva somma di tipo C, indicata qui con la lettera C. Quindi, finta che queste due siano le uniche, ipotizzando per un attimo, però diciamo, se non sono le uniche, ci siamo vicini, diciamo, sono sicuramente le più importanti, insomma, volete tener conto di quel piccolo riflusso, alterebbe di molto poco, per esempio, queste altre perdite cosiddette secondarie, non a caso si chiamano del secondo ordine, alterebbero di molto poco su questa scala. Diciamo, l'andamento della curva C sarebbe alterato di molto poco, e quindi diciamo, possiamo assumere che la curva C rappresenti la somma dell'energia dissipata, questa H con P che vi avevo indicato qui, e quindi a questo punto, se facciamo un ulteriore passo in avanti, cioè per ogni valore della portata andiamo a sottrarre a questa curva del lavoro trasferito, andiamo a sottrarre il valore che leggiamo sull'ordinata in corrispondenza della curva C e facciamo la sottrazione, otteniamo la curva della prevalenza dell'energia di prima specie, del carico politropico del nostro compressore. Okay? Questa appunto è stata ottenuta andando a sottrarre punto per punto da questa i valori sulle ordinate relativi alla curva C che avevamo visto prima, la risultante delle perdite. Okay. Se io vado a sottrarre punto per punto, ottengo un andamento di questo genere, perché vedete qui prima diminuiscono perché appunto crescono lentamente le perdite di carico, diminuiscono invece le perdite per incidenza perché mi avvicino alla portata nominale, quindi quando le perdite per incidenza sono nulle, le uniche perdite evidentemente sono quelle di carico, e quindi la curva A per un pezzetto, diciamo, si sovrappone alla la curva C, scusate, si sovrappone alla curva A, e poi comincia a crescere piuttosto rapidamente perché la curva A, quella delle perdite di carico, cresce con l'andamento parabolico, quindi comincia a farsi sentire quando le velocità, ovvero le portate, sono elevate. A queste si va a sommare anche la crescita delle perdite per incidenza, perché ci stiamo allontanando dalle condizioni nominali, e quindi abbiamo una risultante che cresce sempre più rapidamente. Il risultato appunto è questo, cioè abbiamo un ramo di curva che si ottiene prima un po' crescente, e poi chiaramente all'aumentare delle velocità e quindi delle portate, l'insieme delle perdite fa sì che ci sia una brusca riduzione del carico politropico, della prevalenza ottenuta. Okay. Qui troviamo semplicemente l'esempio, abbiamo voluto riportare anche questo, insomma non è che ce n'era bisogno, semplicemente si è voluto dire che se diciamo abbiamo una costruzione, insomma, dove
diciamo, a parità di lavoro trasferito dal girante, abbiamo diciamo, qualche accorgimento in senso negativo che faccia crescere le perdite, quella curva risultante C, è chiaro che avremmo, diciamo, una curva della prevalenza di primo un po' più bassa rispetto a quest'anno. La cosa appunto importante, quindi possiamo dire, allora, due cose importanti, prima di tutto a livello di diciamo, quella che vedete, questa curva risultante, questa, insomma, queste curve con questo andamento, queste sono, effettivamente abbiamo trovato quelle che si chiameranno curve caratteristiche dei compressori. Ogni compressore è per una fissata velocità, sta scritto, non è il caso, insomma, si vuole rimarcare che questo compressore, quando gira a questa velocità, ha questa curva caratteristica. Variando la velocità, le curve caratteristiche che si ottengono saranno simili a queste, chiaramente che traslano verso il basso, verso l'alto, al diminuire o al crescere della velocità di rotazione. Si chiamano curve caratteristiche, poi vedremo, sono accompagnate dall'aggettivo curva caratteristica interna. Chiariremo perché questo aggettivo, per distinguerla, diciamo, appunto, interna nel senso che è una caratteristica propria della macchina e che noi, nel senso che noi, diciamo, l'ingegnere che va a scegliere il compressore da inserire in un impianto, non è che la può disegnare di solo, questa, diciamo, la conosce chi ha progettato o meglio ancora ha realizzato la macchina, l'ha messa in laboratorio, ha fatto questi calcoli in maniera precisa e ha ottenuto questa caratteristica interna alla macchina, okay? Quando noi poi la prendiamo dal costruttore, la andiamo a mettere in un impianto, diciamo, la caratteristica, insomma, di tutto l'andamento di tutte le perdite di quell'impianto, li chiameremo, ma lo faremo un po' più avanti con calma, la chiameremo caratteristica esterna. Quindi, per fare questa distinzione, ecco perché spesso viene chiamata con questo aggettivo, ma diciamo, altrimenti, insomma, parliamo di caratteristica del compressore centrifugo, e insomma, hanno tipicamente questa forma e sulla quale poi dovremo tornare e dovremo discutere. L'altra cosa importante, quindi, che possiamo dire subito è che, come vedete, con questa rappresentazione in pratica possiamo dire che quel segmento AC è rappresentativo di tutto il lavoro scambiato tra il nostro ente, questo qui, il lavoro scambiato tra fluido e macchina, quello che ci dà Eulero. Okay. Le perdite sono rappresentate dal segmento AB e il carico politropico o prevalenza è rappresentato dal tratto BC. Graficamente possiamo anche dire, quindi, che se facciamo il rapporto fra il segmento BC e il segmento AC, questo è rappresentativo del rendimento del compressore. Che praticamente è rappresentativo, diciamo, questo rendimento, appunto, del rapporto tra l'energia di prima specie e tutto L, ovvero okay.
chiaro? Queste sono cose importanti, sono alla base appunto di quello che dicevamo prima, insomma la conoscenza di queste circostanze è quella che ci consente di comprendere beh, insomma, le modalità di funzionamento di un soppressore, come cosa succede nelle diverse condizioni di funzionamento, e quindi insomma note queste cose più qualche altra che andremo a dire tra poco, diciamo, consentono di fare una scelta ragionata, insomma, che ci porta appunto a soddisfare le esigenze di un certo impianto all'interno del quale dovrà andare a servire, si dice così, questa macchina, in questo caso questo compressore. Se ci sono dubbi, qualcosa che è poco chiaro, scusi, è bene come al solito in questa fase appunto qui gettiamo le basi e come al solito è bene chiarire subito piuttosto che andare avanti con delle basi traballanti. Nessun dubbio? Ok? Vabbè, allora fermiamoci qualche minuto.